Un ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato cosa è accaduto al padre caduto per sbaglio in acqua. Ecco tutti i dettagli. Nei giorni scorsi, l'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella è intervenuta sui social per raccontare e condividere con i fan cosa è accaduto al padre in piscina. Lei insieme al futuro marito e insieme alla sua famiglia avevano deciso di trascorrere una giornata in piscina. Il padre di Teresa si era addormentato sul materassino in piscina quando ad un certo punto, senza accorgersene, era caduto in acqua e non era più risalito. Nessuno della famiglia se ne era accorto nell'immediato. Solo l'ex corteggiatore del dating show di Canale 5, Andrea Dal Corso, appena visto che il futuro suocero non risaliva, si era gettato in acqua per salvarlo. Uomini e Donne, il racconto dell'ex tronista. Così, una volta scampato il pericolo, l'ex tronista del Trono Classico ha voluto condividere con i fan quanto accaduto e tramite le stories, ha raccontato ogni cosa filo per segno. Ecco le sue parole. Papà si era addormentato sul materassino. All'improvviso, non ci eravamo accorti di niente, né mamma e nemmeno le mie zie. Andrea vede che all'improvviso papà cade giù e non torna più su. Si fionda in piscina, 3,5 metri di profondità, noi lo guardiamo. Sembrava un film, oggi Andrea ha salvato papà, Teresa e Andrea presto sposi. Il prossimo 14 settembre i due ex protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi convoleranno a nozze. A distanza di più di 5 anni dalla loro partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne e dall'inizio della loro storia, e dopo la proposta fatta dall'ex corteggiatore durante una vacanza alle Maldive, i due finalmente coroneranno il loro sogno d'amore unendosi in matrimonio e diventando finalmente marito e moglie. Qualche mese fa, nel corso di un'intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, l'ex tronista aveva così dichiarato a proposito della loro storia: «Vivo le emozioni a mille, che devo fare se sono così? Non avrei mai detto che saremmo arrivati a questo punto. Lui era meno pronto di me, mi sono chiesta se dovessi dargli una seconda possibilità,